Siamo lodati Gesù e Maria. Tre brevi riflessioni, fratelli e sorelle carissime, sui due episodi evangelici e poi sulla prima lettura che presenta un'interpretazione allegorica, già nota dai tempi della patristica, su cui vorrei riflettere insieme con voi. Cominciamo dal secondo episodio in ordine cronologico. Questa donna, avente perdite di sangue da 12 anni, si avvicina alle spalle e tocca il mantello di Gesù, senza che neanche Gesù l'avesse vista e se ne fosse accorta. C'è un altro evangelista che, riportando questo episodio, nota che Gesù sente uscire una forza da lui e si gira e dice: ma che è successo? Dice: chi è stato? E poi questa donna dice: sono stata io. E viene guarita. Ora, voi sapete che nella Sacra Scrittura la perdita di sangue vuol dire perdere la vita. Quindi dentro questa emorragia, 12 anni, tra l'altro è un numero simbolico molto importante, no? Quanti sono gli apostoli di Gesù su cui è fondata la Chiesa? 12. Quante sono le stelle che stanno sopra il capo della Madonna? 12. Quanti sono i figli di Giacobbe da cui nasce il popolo ebraico? 12. Quindi è il numero della totalità. Vuol dire, in queste perdite di sangue dovete immaginare tutte le fonti e le forme possibili di umana sofferenza. Chi le guarisce? Le guarisce Gesù, tutte. Ma le guarisce se tu ci credi. Voi sapete quanta gente oggi va a spendere tempo e soldi da psicologi, da psichiatri, qualcuno va dai maghi, dai pranoterapeuti, da tutto quello che vi pare, ce ne stanno quanti ne volete. E a volte non ti fanno niente, e a volte fanno danni, e a volte ti mettono nel cuore il diavolo. Ma chi ci va da Gesù? Ecco, voi non so se vi rendete conto della grazia straordinaria che avete di avere una parrocchia dove c'è l'adorazione perpetua, perché tutte le guarigioni, tutti i lembi di mantello si toccano quando si sta a contatto con Gesù eucaristico. Non c'è niente di più importante, non c'è niente di più santificante, niente. Quindi qua dovreste essere tutti felici e tutti guariti se fate bene l'adorazione eucaristica. Non ci stanno possibili soluzioni, così è. E guardate che se non siete felici, non siete guariti, qui ci sta Gesù. È perché non me ne vogliate ammare, perché ci credete ancora un po' poco, forse, d'accordo? Perché non è semplice avere una fede assoluta in Gesù, perché Gesù opera nella misura in cui trova dentro di noi un cuore completamente abbandonato nella fede, se no non opera. Il secondo episodio, la risurrezione della bambina. Sapete che nella Sacra Scrittura, nel Vangelo, ci sono tre episodi di risurrezione raccontati, no? Questa, poi c'è il figlio della vedova di Naim e poi c'è Lazzaro. Tre risurrezioni. Ma se forse è una domanda, sta bambina poi secondo voi è morta delle chiaie oppure no? È ancora viva, sta in giro da qualche parte? È morta. Ha fatto un grande miracolo Gesù? Sì, ha fatto un grande miracolo. Ma è più grande il significato che questo miracolo ha, no? Capite? Quindi nel sangue tutte le forme di sofferenza possibile, nella morte, proprio le situazioni di vita in cui noi ci troviamo proprio disperati, proprio persi, quando pensiamo non ci sta più niente da fare, cioè qua non ci sta più niente da fare. Noi davanti a Gesù non possiamo mai dire non ci sta più niente da fare, capite? Dinanzi alla morte fisica, ecco la grandezza del miracolo, tutti dicono non ci sta più niente da fare. Quando Gesù ha detto non vi preoccupate, non ci penso io, si sono messi a deridere, dice ma questa è scemo, che fa? È morta. Dorme, dice, ecco, questo non solo che tutto con la testa non ci sta, ma ha capito che questa è morta sul serio se pensa che dorme. In questo Gesù dà anche un insegnamento, no? Che cos'è la morte per noi cristiani? È il sonno più lungo che ci facciamo. E tra parentesi vi prego di dirlo in giro, perché c'è qualcuno che va a disturbare i sonni dei morti adesso, sapete come? Appiccia un fiammifero, non c'è sta piaga dilagante che i morti li bruciano, li cremano.
capite? Molti pensano che si possa fare senza nessun problema, tanto la Chiesa oggi deve fare il funerale e quindi si possa fare. Non è così, Adesso non c'è tempo di approfondire questa cosa. La Chiesa tollera questa cosa, ma non l'ha mai raccomandata, capite? Perché i cimiteri ce li siamo inventati noi. Cimitero in greco significa dormitorio, quindi il cimitero è una camera da letto, capite, per noi, dove si dorme, quindi già in attesa della risurrezione. Quindi questo è l'altro insegnamento velato e nascosto. In ogni caso, Gesù ha potere su qualunque situazione di morte. Una parola e si passa dalla morte alla vita. L'ha dimostrato, è uscito vivo dal sepolcro. Capite? Per cui ci chiede questo atto di fede, di abbandono totale. L'ultima cosa, così concludiamo volgendo uno sguardo sulla Divina Maria. Voi sapete che la scala di Giacobbe, seguito questa prima lettura un po' scura, no? La cosa che si capisce è che Giacobbe fa questo sogno, c'è una scala che parte dalla terra al cielo. E che succede su questa scala? Gli angeli salgono e scendono, salgono e scendono, salgono e scendono. E chi rappresenta questa scala? Questa scala, a detta già di antica interpretazione, rappresenta la Madonna, la Divina Maria. Perché? Perché la Divina Maria è stata la scala che Gesù ha usato per scendere dal cielo sulla terra, no? Si è incarnato nel seno della Vergine Maria. Però la Madonna è stata una scala anche al contrario, nel senso che ha fatto salire a Dio un tale tasso di amore fervente e innamorato, di preghiere impressionanti, tutte fatte nella divina volontà, tra l'altro, a beneficio di tutta l'altra umanità, che rendersi conto di chi sia la Madonna, guardate, io speriamo che tutti la possiamo vedere nell'eternità. Voi sapete che quando vedremo Dio non basterà tutta l'eternità per esaurirlo e per gustare tutti quanti gli infiniti aspetti di quanto è bello, ma guardate che vale la stessa cosa per la Madonna, uguale. Non perché la Madonna sia una dea come Dio, ma perché è talmente ripiena di Dio, capite? La piena di grazia, che non ci basta manco per lei tutta l'eternità. Quindi insieme a Gesù Eucaristia, ecco, il centro del nostro cuore deve essere la Divina Maria. Non solo pregandola con il Santo Rosario, ma anche con lei come con Gesù, imparando ad avere un rapporto intimo, filiale, personale, perché l'amore che lei ha nei nostri confronti e il desiderio che lei ha di farci ogni grazia e di riversare su di noi tutto quanto il suo affetto, anzitutto di madre, ma non solo tra l'altro di madre, per chi ha avuto modo di conoscerla bene, è immenso. E anche la Madonna, sapete, è frenata da cosa? Dalla nostra freddezza, dalla nostra distanza o dalla nostra incredulità. Voi sapete, concludo con questo esempio, no? Rimasi sempre molto colpito. Una delle prime cose che seppi delle apparizioni mariane, quando la Madonna apparve a Rüdebach, conoscete la medaglia miracolosa, no? Nel 1803, ci furono due apparizioni. Nella prima la Madonna aveva queste mani aperte e uscivano tanti raggi, tanti dalle mani, tutti pieni di luce, luminosi, che si riversavano sul globo. Nella seconda apparizione c'aveva tutti quanti gli anelli al dito dove uscivano queste. Appare sempre allo stesso modo, e però i raggi erano molti di meno e erano molto meno luminosi. Allora Santa Caterina Labureva dalla Madonna dice: che succede? Che cos'è questa cosa? Sapete la Madonna cosa ha risposto? Nella prima apparizione ti ho fatto vedere chi sono io e quante grazie vorrei fare agli uomini, e quanto grandi, tantissime e grandissime, cioè che la vita diventerebbe una cosa meravigliosa. Ma gli uomini non me le chiedono, non ci vengono da me. Lo sai cosa mi chiedono? Poche grazie e tutte piccole, relative a piccole cose umane, che mi guarisci mio con mio zio, capito? Che mi fai trovare lavoro. Quindi nella seconda visione ti ho fatto vedere quello che gli uomini mi chiedono: poche grazie e piccole. Le altre non me le chiedono e stanno tutte quante nel mio cuore immacolato. Voi tenete presente che sono tutte quante riservate per quelli che osano con la Madonna,
chiedetegli tutto quello che volete, ma chiedete le grazie grosse. Io so che qui conoscete un pochino la via della divina volontà, chiedete alla Madonna, fammi entrare nella via della divina volontà, vedi come te la subito questa grazia qui, fammi diventare santa, vedi come te la subito, d'accordo? E converti questo grandissimo peccatore, quanto sei disposto a pagarlo? 300 rosari? Prova, vedrai come te lo converti. Ecco, che Gesù e Maria siano il centro dei nostri cuori, ecco, che la Madonna ci aiuti a fare di Gesù Eucaristia il centro della nostra esistenza e che Gesù Eucaristia ci aiuti, ecco, a guardare a colei per mezzo della quale lui è presente nell'Eucaristia. Quando adoriamo Gesù, sapete che c'è sempre che dice, ah, ma quando facciamo l'adorazione non si può dire il rosario. Nei telefonini moderni ci stanno dei pupazzetti che si mandano, si chiamano gli stickers, ci sta uno che fa proprio così con la faccia, c'ha la pistola in mano che sembra che stia per darsi una rivolverata. Ecco, chi dice che il rosario non si può fare davanti all'Eucaristia, la reazione è questo qua, guarda, però. Ma che sei matto? Cioè, noi abbiamo il corpo di Cristo, perché la Madonna ha detto fiat mihi secundum verbum tuum. Quando fate la comunione, state attenti, noi pensiamo di ricevere il corpo di Cristo, ma noi facciamo la comunione anche con la Madonna, Ci avete mai pensato? Tu ricevi Gesù, ma ricevi anche Maria, perché il corpo di Gesù è nato solo da Maria. Non c'aveva un papà Gesù, c'ha avuto soltanto una mamma. Quindi quella carne che noi prendiamo è sua. Capito? Quindi immaginatevi se Gesù si offende, se con la Maria del Rosario diciamo benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, diciamo, stiamo scherzando. Ecco, quindi Gesù ci porta da Maria, non dobbiamo avere paura, e Maria ci porta sempre da Gesù, i cuori di entrambi sono talmente fusi da essere a volte quasi indisgiungibili e non perfettamente identificabili. Il segreto di ogni grazia sono i cuori di Gesù e Maria, e che possiamo sempre ad essi ricorrere, attingere, in essi rifugiarsi e in essi solo confidare. Siano lodati Gesù e Maria.